Regina dello cielo, divina maestà, che sta grazie che vi cerche Don Angelo per pietà, Don Angelo Maria e Don Angelo per carità, Cristo onore che resce viste la Santissima Eternità, scena l'angela al cielo e ci viene a salutare. Salutando, cantando e Maria, poi si canta l'Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetta è frutto nel tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fammella, oi Maria, fammella per carità, per le donne che ho visto la Santissima Trinità. Stasera si presenta il CD dei Damadaca, ma qui siamo nel Palazzo De Angelis, che è il luogo tradizionale anche per la festa della Tamurra, che quest'anno diventa itinerante. Sì, quest'anno diventa itinerante, abbiamo associato al nostro progetto gli amici del santuario di Villa di Brià, dove già la tradizione della Tamurra è ormai vecchia di secoli, e gli amici del circolo Gergofilos di Succivo, per cui a Teverolaccio il 1° maggio ci sarà il secondo appuntamento, il primo sarà il 15 di aprile e il terzo, la conclusione, sarà qui il 16 e 17 giugno. Speriamo di riscoprire le tradizioni antiche che ancora vivono nel nostro popolo. Giovanni, tu sei musicista dei Damadaca, però sì. C'hai una particolarità, suoni che cosa? Facci vedere. Suono e costruisco anche il doppio flauto. Il doppio flauto è uno strumento di origine antichissima, perché sarebbe l'evoluzione dell'antico aulos, delle antiche tipi che venivano suonate nell'antica Roma, ma anche a partire dagli antichi egizi. Quindi è la nostra versione moderna di quegli strumenti là. E come tantissimi anni fa li costruivano i contadini, i pastori, oggi li costruiscono i cittadini. Io sono un cittadino. E come hai imparato a costruire? Da che cosa hai tirato fuori questa? Io sono una persona caparbia e quindi avevo voglia di farmi una suonatina e non c'era nessuno che li costruiva più. Quindi me li costruisco da solo. Che caratteristica hanno? Vedo che hanno dei buchi diversi. Le canne. Nei mesi invernali, quando la luna è calante, poi si seccano e dopo un anno e mezzo, 2 anni, quando sono ben secche, si lavorano. E sono 2 flauti, uno è maschio e ha o 4 o 3 fori,
e va a destra, e la femmina che ne accena o 5 o 4. E perché si chiama maschio e perché si chiama femmina? Perché il maschio fa le note più basse e la femmina le note più alte. Quindi qui ci sono quali note? Questo è il re. Questo è il re, quindi diciamo che parte dalla sensibile, poi c'è re, mi, fa e sol.